Posti a confronto, limite e immaginazione nella poesia L'infinito di Giacomo Leopardi. L'infinito, un idillio, cioè una piccola poesia, una poesia breve di argomento, come dire, leggero, paesaggistico se vogliamo, o meglio, in cui il paesaggio diventa occasione di una profonda riflessione. Con L'infinito siamo nel 1819. Allora, ve la leggo, ma tanto la sappiamo tutti a memoria. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Allora, qualche breve riflessione. Vi ricordo che il mio focus sarà limite e immaginazione, perché qual è il punto qui? Allora, già la poesia L'infinito, il titolo di questa poesia, ci dà l'idea di una spazialità e di una temporalità infinita, quindi sembra quasi sfondare qualsiasi tipo di barriera linguistica, di lunghezza oppure di... anche se dopo faremo qualche considerazione a riguardo. Comunque sia, l'occasione è un'occasione, voglio dire, pressoché quotidiana per Leopardi. Non so se siete mai stati a Recanati, c'è casa sua in centro e c'è poco lontano il Monte Tabor. E si racconta appunto che Leopardi, anzi lui stesso dice, si recava spesso su questo colle vicino a casa sua. E lì, infatti, ancora oggi potete ammirare quella che è la siepe dell'infinito. Cioè, trovate questa bella siepetta, anche io quando sono andata lì ci ho fatto qualche foto, perché quella siepe, no? Lui si siede lì davanti e la siepe gli impedisce di vedere l'orizzonte, quello che c'è dopo. Ma questo limite che è costituito dalla siepe, e in realtà viene superato da lui attraverso appunto quella che è l'immaginazione, il fantasticare. E quindi a partire da questo scorcio paesaggistico si va oltre, si sconfina in quello che è, come dire, l'ambito dell'infinito, del sogno. E questo lo troviamo a partire dal verso 4, no? Lui si siede, osserva, però che cosa trova? Non si ferma semplicemente alla siepe, va al di là con i suoi pensieri, con le sue riflessioni, con i discorsi, va oltre e immagina quello che gli nascono tutte delle suggestioni su quello che può esserci al di là di questa siepe, che quindi come limite sconfina, cioè il poeta è in grado di andare oltre. E però è interessante sempre il riferimento al concreto, sulla base di quelle teorie sensistiche che si erano affermate già nel Settecento, penso a Foscolo, penso a Parini, e quindi si parte da una notazione concreta, ho una siepe davanti che mi impedisce di vedere oltre, ma a quell'oltre poi io posso arrivarci con la mia mente, con la mia riflessione, con la mia immaginazione. E infatti, secondo me, il limite, come vi ho scritto, e l'immaginazione sono due punti chiave di questa poesia scritta in endecasillabi sciolti. E se vogliamo poi un'altra notazione legata all'infinito, allo sconfinamento del limite, è data non solo da quello che è il contenuto, ma anche dalla forma. Osservate bene. Tutta la poesia, io ho dovuto leggervela, non dico tutta ad un fiato perché non è così, però legando i versi gli uni agli altri, perché? Perché prendete versi 4-5, interminati, potevo fermarmi? No, interminati spazi e poi ancora 5-6, sovrumani silenzi. L'enjambement come sconfinamento del limite, in questo caso del verso, e che ci porta ad andare sempre oltre, sempre al di là, perché voi sapete che l'enjambement è quella figura che spezza, come dire, o meglio, che collega due versi che
il cui significato in realtà continua e sconfina, ecco, nel verso susseguente. Per cui ecco che l'idea di infinito, il concetto di superamento del limite, qui è presente anche da un punto di vista metrico e stilistico, con il richiamarsi, perché voi sapete poi anche che gli enjambements sono ritenuti tali e molto forti quando separano, ad esempio, come in questi casi, aggettivo e nome a cui si riferisce, oppure soggetto-verbo, oppure verbo-complemento-oggetto. Quindi questi sono sicuramente enjambements molto forti e che si rincorrono fino alla fine praticamente. L'ultimo verso così incorniciato e torna a ripristinare un ordine perché termina la poesia. Altre annotazioni interessanti, vi ho già parlato del collegamento tra paesaggio e poi riflessione personale. Vi ho parlato dell'enjambement come fattore di coesione e di avanzamento del limite, e se volete questo limite, questo affastellarsi di sensazioni e di elementi è presente anche nella, chiamiamola, seconda parte, nella seconda metà di questa poesia, dove vedete compare anche il polisindeto. Sì, è vero, sto dando una direzione un po' più stilistica a questa poesia oggi, però la stilistica piace molto anche a me. E quindi, vedete, verso 11, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente è viva, e il suon di lei, e ancora prima e come il vento, e ancora dopo al verso 15, e il naufragar, e il ritmo, pur essendo un ritmo molto dolce e cadenzato, se vogliamo, è incalzante, non possiamo fermarci, abbiamo un enjambement che ci trascina, abbiamo il polisindeto, quindi la ripetizione della congiunzione e che si trascina, e quindi la tensione tra lo spunto concreto e lo sforzo, la tensione umana verso questo infinito, effettivamente è palpabile, ok? Tanto che poi, voi lo sapete bene, di solito è una cosa che si dice sempre, questo rapporto tra limite, tra concreto e ciò che invece è oltre, è reso anche sui due piani differenti, quello del mondo concreto, del mondo sensibile, e dell'altrove, quello delle suggestioni, attraverso gli aggettivi, in questo caso sono tutti aggettivi, mi pare, non pronomi, sì, dimostrativi. Guardate ad esempio al verso 9, queste piante sono quelle del nostro mondo reale, quello invece, infinito silenzio, perché fa parte di un altro, questa voce, perché è la voce che appartiene al nostro mondo sensibile, questa immensità, perché poi c'è come una sorta di unione, di connubio tra queste due dimensioni, quella, ripeto, sensibile del presente e quella invece dell'infinito. Va bene, ricordatevi quindi però le chiavi, il sensismo, gli enjambements, il polisindeto, farete sicuramente un figurone, e la dicotomia contrastiva tra limite e immaginazione e infinito. Non voglio spaventarvi con l'uso di un lessico ricercato, però a parte che mi viene naturale, ma dovete cercare per fare quello step in più di impreziosire quello che è la vostra loquela e il vostro parlato.